Assessore, lei ha come incarico politico la gestione dei parchi. Anche, quindi sulla situazione delle strade di Frascati c'entra e non c'entra. Direi che la prima parte è infatti ambiente e poi parchi pubblici. Diciamo il Ambiente. parco con tutto, diciamo il bene che gli voglio, effettivamente è un'attività marginale rispetto a quella ben Lì più c'è grande economicamente, sì. un delegato al decoro urbano. Con cui lavoro molto bene. Ecco, io pure ci lavoro bene perché mi dà ampie motivazioni per girare filmati per Frascati, per Triacom, la gara fra i comuni, fra i tre comuni Monteporzio, Frascati e Grotta Ferrata. Frascati è sporca, Frascati è sporca. Lei non lo può dire, lo dico io, sono i cittadini che sono Io non lo incivili posso dire, perché. posso dirlo anch'io. Eh no, perché il politico queste cose ne dice mai, dice sempre Vorrei che. stupirla. Guardi, io ammetto che ci sono dei problemi. I problemi derivano da un contratto che noi abbiamo fino ad oggi. Infatti, non so, faccio una rapida spiegazione. Abbiamo un contratto in proroga da un anno e mezzo, sono qui da 4 mesi e stiamo lavorando, in commissione appunto per superare l'attuale contratto. L'attuale contratto effettivamente pone Frascati in alcune situazioni di criticità, che io le dico oggi è domenica, Frascati è sporca. Perché è sporca? Perché sul Vabbè, a contratto, parte il carnevale. no, poi carnevale a parte ovviamente, cioè non saranno due coriandoli ovviamente a modificare quello che è l'impianto attuale. E Frascati è sporca perché noi, il contratto attuale che abbiamo, prevede che la domenica non si effettui il servizio. Di conseguenza noi abbiamo dalle 12 di sabato fino alle 20, alle 2, alle 6 del mattino del lunedì non abbiamo il servizio per quello che riguarda la rete di Frascati. D'altro canto abbiamo anche altri luoghi, come le periferie, che sul contratto attuale non sono neanche segnate e questo effettivamente non può andare. Allora noi stiamo superando questo problema con il nuovo contratto di servizio. Abbiamo fatto già due commissioni in consiglio comunale, avremo una terza commissione con i consiglieri martedì 2 febbraio e abbiamo già messo dei punti fermi che a nostro avviso faranno superare il problema, tra cui, primo, 7 giorni su 7 la spazzamento stradale, quindi dal lunedì alla domenica. Secondo, inserimento di tutta la città, di tutte le strade urbane all'interno del contratto, quindi non ci saranno più vie che non sono contrattualizzate, ci sono alcune vie che non hanno mai visto un operatore di ecologico, perché proprio sul contratto non c'erano. Terzo, durante l'estate, quindi durante la stagione in cui i nostri locali, cioè il lavoro dei locali comunque che fanno la loro attività, ci sarà doppio turno di spazzamento, mattina e sera. Quindi questo, a nostro avviso, darà un valore molto forte alla pulizia di Frascati. E questo è il ragionamento che vogliamo fare, cercare di implementare i servizi, superando le attuali criticità. Quindi io auspico che già da aprile sia possibile vedere una discontinuità forte su quello che è lo spazzamento stradale. Ecco, io sull'argomento vorrei aggiungere, no? Una battaglia che sto conducendo in questi giorni. C'è il regolamento per il decoro urbano del comune di Parma, che forse è stato approvato nel 2010, non lo so, forse era pure un'aggiunta di sinistra, ma questo non è importante, che prevede per gli esercizi commerciali una cosa molto semplice. Come diceva Mao, se ognuno pulisce, un proverbio cinese, forse Mao, se ognuno pulisce davanti alla sua casa, la città è pulita. Allora, io dicevo, questo regolamento prevede che ogni esercizio commerciale, metta fuori del suo negozio un posacenere che deve gestire. Poi, alla fine della giornata di lavoro, entro un'ora dalla chiusura, la strada per 5 metri di profondità davanti all'esercizio commerciale deve essere spazzata dal gestore. Che ci vuole a fare ad attuare un regolamento simile, una forma simile, anche concordata con le categorie degli esercenti, insomma, che renderebbe Frascati pulita, cosa che non è attuale. Beh, diciamo, per tenere Frascati pulita sicuramente la parte dei commercianti è premiante, è È certo. importante.
anche il cittadino però ci deve mettere del suo. Ma il cittadino se no paghi le multe, chi butta cicche per interra. Alcuni comportamenti di una parte fortunatamente limitata dei cittadini certo non danno una mano. A questo si aggiunge... Le cicche mie le metto qua dentro, vedete? A questo si aggiunge qui la legge appunto che è cambiata, adesso sui portacicche proprio capita a fagiolo, perché dal 2 febbraio subentra una nuova legge che inasprisce ovviamente tutte quelle sanzioni per chi butta dei piccoli rifiuti, quindi pezzi di carta, cicche, chewing gum, ovviamente per strada. E proprio per questo sabato, per far sapere ai cittadini che la legge nazionale è cambiata e che Frascati si adeguerà nel più breve tempo possibile, e faremo una consegna simbolica di alcune portacicche che sono stati acquistati dall'ufficio appunto per sensibilizzare l'opinione pubblica. Quanto costa ognuno di questi? Era questo 50 centesimi, IVA esclusa. 50 centesimi? Sì. Perché miseria. No, poco. Benissimo. Abbiamo cercato 3-4 preventivi, quello che costava di meno. No, perché... poi personalizzati. Perché poi a me una cosa che mi disturba è questa, no? Se io vado alla Porticella, dove c'è un bar ad angolo che è bellissimo perché è pieno di fiori, e ci sono posacenere di questo tipo, anzi costano 9,90 per la precisione quelli, ce n'è uno da un ingresso e uno dall'altro. Ma lo sai da chi ha gestito quel bar? Sì, conosco il proprietario. Egiziani. Cittadino, non c'è, a mio avviso l'etnia non cambia, cioè, no, ci sono residenti e non residenti, no, è egiziano, cioè noi dobbiamo fare riferimento per la qualità della gestione di un esercizio commerciale a un egiziano, che può stare qui da 20 anni come ti pare, però è un egiziano. Noi siamo orgogliosi ovviamente delle comunità, tra cui la comunità egiziana è forte a Frascati, che comunque diciamo è entrata a far parte della nostra collettività e anzi sono integrati, è una cosa, un aspetto positivo. Frascati sull'integrazione ha sempre lavorato molto bene e quindi non ne faccio assolutamente una questione geografica. Esatto. Esistono gli zozzoni, esistono i puliti. Oh, meno male. Quindi, su quello meno male, siamo d'accordo. Noi cerchiamo di convincere gli zozzoni a diventare puliti e eventualmente a punire quelli che proprio non ce la fanno. Abbiamo necessità, cari cittadini, di fare un passo avanti, perché anche la comunità europea ci chiede degli impegni maggiori, altrimenti ci fanno delle multe che poi noi siamo costretti ovviamente a riversare sui cittadini. Quindi questo è un accordo tra amministrazione, cittadini e la società che raccoglierà i rifiuti. Tutti e tre insieme riusciamo a fare qualcosa. Se ognuno va per i fatti suoi avremo delle conseguenze. Va bene, allora a febbraio parte la nuova legge. 2 febbraio. Questa votata diventa efficace il 2 febbraio. Triagom finirà alla fine di gennaio. Oggi? Alla fine di febbraio, e quindi io avrò modo di seguire gli sviluppi di questa attività. Intanto sabato, piazza San Pietro per la distribuzione dei portacicche. Bene, allora alla prossima.